L'annuncio a sorpresa dell'ambasciatrice USA all'ONU Nikki Haley di dimettersi dalle Nazioni Unite per prendersi una pausa dopo 8 anni intensi ha creato del subbuglio presso i colleghi nel mondo, anche perché la Haley ha deciso di non correre per le elezioni del 2020 e magari di uscire là dove ha fallito la Dem Hillary Clinton, diventando la prima donna presidente degli Stati Uniti. Penso che la Haley fosse una delle voci moderate qui alle Nazioni Unite che sapeva apprezzare meglio di chiunque altro il multilateralismo e le istituzioni internazionali. A parlare così è il professor Anthony Aaron della Georgetown University, e continuare anche molto rigida sulle sanzioni alla Russia rientrava precisamente nel tradizionale approccio americano verso la politica estera. I rumors che indicherebbero la figlia di Trump come possibile sostituta della Haley sono stati già spenti dal presidente stesso. Penso che Ivanka, ha dichiarato, sarebbe fantastica nel ruolo lasciato vacante dalla Haley, ma sarei accusato di nepotismo. Del resto, la diretta interessata a Ivanka ha confermato quanto riferito dal padre in un tweet ufficiale. Nella rosa dei 5 candidati valutati da Trump, anche l'ex dirigente di Goldman Sachs, Dina Powell.